È trascorso un anno dal passaggio di consegne, ma finita l'era Mugabe, lo Zimbabwe è un paese tutt'altro che pacificato. Le Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani denunciano l'uso eccessivo della forza da parte del governo del presidente Emmerson Mnangagwa per reprimere le proteste in corso contro il caro vita e l'aumento dei prezzi del carburante. Il governo ha anche imposto ai principali server del paese di staccare la connessione internet. Le rivolte, divampate il 14 gennaio scorso, sono sfociate in centinaia di feriti e in almeno 10 morti. Agenti armati di Kalashnikov hanno prelevato da casa e arrestato il pastore Mawarire, tra i leader delle manifestazioni contro l'ex dittatore Mugabe, accusato di aver dato il via alle proteste di piazza.